3 minuti, la partita è finita. L'arbitro Rocchi fa continuare. Sulla palla c'è Biondini, barriera 2, fischia l'arbitro, attenzione Biondini, all'infuori verso Nainggolan, prova il destro, ribattuto, Napoli che può ripartire. Vediamo Cavani, vediamo Cavani, vediamo Cavani, che rimette per Lavezzi, avanti Napoli, avanti Lavezzi, 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 entra in aria il tiro del rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, proprio nel finale, proprio nel finale Lavezzi, Lavezzi da crepacuore, Lavezzi da crepacuore, guardate che corsa e che festa, tutto l'abbraccio azzurro, questi sono i momenti belli del Napoli, eccolo qui, eccolo qui, il momento della felicità, con Lavezzi, la giostra del Napoli, continua a girare forte, attenzione che vi gira pure la testa, il Napoli che va a colpire proprio al 93esimo, guardate qui Lavezzi, guardate il Poggio, che forza, che grinta, ancora il Poggio Lavezzi, arsenico e champagne, arsenico e champagne, prima li stordisce e poi li finisce così, sul finale, quando gli avversari hanno una sofferenza maggiore. Da un'altra prospettiva la conclusione del Poggio, che sembrava essersi allungato il pallone, ma con questo destro ha spedito la palla in fondo al sacco, ha gonfiato la rete e ha permesso al Napoli ormai di vincere questa partita. Siamo in pieno recupero, 94-38, è finita, è finita, è finita! Torniamo a casa con i 3 punti, tutto sommato meritatissimi, 3 punti meritatissimi, e Cagliari sconfitto in casa grazie al Poggio Lavezzi. Eccolo qui, arsenico e champagne, l'uomo che sta trascinando il Napoli lassù, lassù nelle posizioni più alte. È soddisfatto Mazzarri, che aveva temuto per quel calcio di punizione nel finale per il Cagliari. Poi sulla ripartenza feroce di Cavani ha lanciato Lavezzi centralmente, che con il destro ha bucato la porta avversaria e ha portato tutti noi in paradiso. Ci fermiamo, c'è uno spot, a tra poco.